Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Francesco Totti sta con Ilary Blasi da quasi 20 anni, ma voi sapete chi erano i loro ex, prima di mettersi insieme? L'ex di Totti la vediamo tutti i giorni in TV. Francesco Totti e Ilary Blasi sono, senza ombra di dubbio, una delle coppie più famose del mondo della televisione. Sembrano stare insieme da sempre, ma in realtà anche loro prima di conoscersi hanno avuto le loro avventure. Il calciatore della Roma, infatti, per un periodo ha frequentato una persona ancora famosa. Francesco e Ilary sono, sicuramente, una coppia piuttosto iconica. Insieme sono molto divertenti e sono riusciti a mettere su una famiglia amata da tutti gli italiani. Il loro è un amore stabile che in questi anni ha superato ogni tipo di ostacolo e di intemperie, ma voi sapete con chi stavano prima di conoscersi? Totti con Maria Mazza. Francesco Totti e Maria Mazza, una storia d'amore breve ma intensa. Prima di Ilary, nel cuore del capitano della Roma c'era soltanto lei. L'attrice e il calciatore della Roma hanno avuto una storia d'amore durata ben 2 anni, poi si sono lasciati ma la loro relazione non è mai stata davvero dimenticata dai riflettori del gossip. Maria Mazza è nata nel 1975 negli Stati Uniti ma è cresciuta in Campania, o meglio per essere precisi, a Somma Vesuviana. Da bambina ha cominciato a coltivare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e ha studiato sia danza che pianoforte. Nel 1996, poi, ha partecipato a Miss Italia dove ha conquistato la fascia di Miss Eleganza. Solo quando si è trasferita a Milano ha cominciato a lavorare come attrice e come modella. Ad oggi, Maria è conosciuta per il suo ruolo di dottoressa in Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Grazie alla sua bellezza, tra l'altro, è stata anche scelta come testimonial da Dolce & Gabbana. Maria ricorda il periodo della sua relazione con Totti con il sorriso, erano molto giovani e pensavano che fosse un grande amore, ma evidentemente non era davvero così. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.